in maniera a superarle. C'è una storia che stiamo seguendo, come sapete, da 48 ore, è quella della morte di un'altra giovane operaia, si chiamava Laila, ma c'è un particolare in più inquietante, perché Laila uccisa da una fustellatrice all'interno di una fabbrica, lo ricordiamo, in provincia di Modena, siamo a Camposanto, peraltro di fronte alla fabbrica c'era nostra Deborah Ergas, che salutiamo subito. Deborah, grazie per essere con noi, ben trovata. Dicevamo, Laila lavorava con un macchinario molto probabilmente difettoso, perché era stata la stessa Laila a segnalare più volte che questo macchinario era difettoso, anzi ad aver fatto delle foto lei stessa a questa fustellatrice per la quale poi è morta, foto che poi inviava ai tecnici. Tra poco ci racconterai tutto, Deborah, prima però vediamo quali sono le novità nell'inchiesta. Ancora non lo vediamo il servizio, ci andremo tra pochissimo. Deborah, allora, confermaci innanzitutto questa cosa. È vero che Laila aveva le foto sul suo telefonino di quel macchinario? Dunque, questo è quanto ha riferito il marito di, il mio compagno di Laila, Emanuele, che ha detto che Laila addirittura teneva una sorta di diario delle sue giornate in fabbrica e annotava tutto, ogni momento della sua giornata. E in queste annotazioni ci sarebbero anche alcuni, chiamiamoli incidenti di percorso di questo macchinario, perché Laila diceva che diverse volte si era bloccato ed erano dovuti intervenire gli elettricisti per rimetterlo in funzione. A corredo di questo, il condizionale d'obbligo, ci sarebbero delle fotografie e anche dei brevi video girati dalla stessa Laila, che evidentemente forse lo faceva anche per mostrarli ai manutentori, ai responsabili dei macchinari, anche per spiegare qual era l'anomalia che evidentemente aveva evidenziato. E non sappiamo se queste fotografie poi effettivamente mostrassero i problemi delle macchine. Certo. Il fatto sta che sia la Procura di Modena sia gli avvocati della famiglia hanno chiesto di acquisire il telefonino di Laila agli atti di indagine, naturalmente per analizzarlo e vedere la natura di queste foto e di questi video. E allora, Deborah, è pronto il tuo servizio che ci racconta appunto proprio le novità delle indagini, lo possiamo vedere. Proseguono le indagini della Procura di Modena sulla morte di Laila El Arim, l'operaia deceduta martedì mattina, rimasta intrappolata in una fustellatrice mentre era al lavoro in una fabbrica di Camposanto. Per questa ennesima morte bianca risulta indagati per omicidio colposo il legale rappresentante dell'azienda e il delegato alla sicurezza. Questa mattina al Policlinico è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Laila per determinare cause e circostanze della sua morte e nel pomeriggio la salma verrà restituita alla famiglia per i funerali. Intanto la Procura di Modena ha disposto il sequestro del cellulare di Laila, in cui la donna avrebbe salvato diverse foto di quella fustellatrice, il macchinario che serve a sagomare i cartoni per gli imballaggi. Immagini scattate da lei stessa e che Laila avrebbe usato per segnalare diversi problemi tecnici. Secondo il suo compagno, Emanuele, Laila si sarebbe più volte lamentata dei ripetuti blocchi del macchinario e del frequente intervento degli elettricisti. Annotazioni che sarebbero contenute in una sorta di diario quotidiano, riferisce sempre Emanuele, in cui la giovane operaia avrebbe riportato diverse considerazioni sulla sua giornata in fabbrica. Le analisi tecniche dovranno anche accertare se quelle foto siano state inviate a terze persone, messe dunque a conoscenza dei presunti malfunzionamenti. Ecco, quindi Deborah, sembra che Laila avesse quindi manifestato a Emanuele, suo compagno, delle perplessità sul funzionamento di questo macchinario più volte. Sì, questo è quello che ha detto il marito. Intanto, Roberta, permettimi di dire che proprio in questi minuti dovrebbe essere finita l'autopsia sul corpo della povera Laila per restituire su disposizione della magistratura la salma ai familiari e quindi disporre i funerali nei prossimi giorni. Questa mattina siamo anche stati in procura. Ci sono, come avete sentito, due indagati, il legale rappresentante dell'azienda che, davanti alla quale ci troviamo dove lavorava Laila e il responsabile, il delegato per la sicurezza proprio dell'impianto. E naturalmente nelle prossime ore si chiarirà meglio la natura di questa indagine, ma comunque per il momento l'ipotesi più accreditata dalla Procura è l'omicidio colposo. E va detto che, come dicevi giustamente tu, Laila avrebbe fatto queste fotografie. Ora è importante da parte della Procura stabilire a chi eventualmente, se lo ha fatto, Laila avrebbe mostrato
mostrato queste foto, perché chiaramente se le ha mostrate ad un esperto, a qualcuno che conosceva queste macchine, è un'ipotesi. Se invece le teneva per sé o le mostrava magari a chi non è abituato a usare questi macchinari, è un altro. Comunque ricordiamo che Laila era un'operaia esperta, aveva un contratto a tempo indeterminato come operaia specializzata e da più di 10 anni lavorava alle macchine fustellatrici. Certo. Peraltro... E quindi insomma era un'operaia esperta, tanto che le avevano affidato un apprendista. Ecco Deborah, sì. Ci viene da supporre il fatto che se quel macchinario effettivamente aveva dei problemi di funzionamento, purtroppo, come già accaduto in altri casi, quelli che abbiamo raccontato, magari i sistemi di sicurezza erano stati disattivati proprio per evitare che lo stesso macchinario si bloccasse in continuazione. Detto questo, immagino che i risultati dell'autopsia ovviamente non li abbiamo perché è terminata in questi istanti, come ci hai detto, però ti chiedo, ma non parla nessuno dei colleghi di Laila? Nessuno dà testimonianze? Non possono parlare? Ma intanto va detto che ci hanno chiesto diverse volte fuori dalle telecamere di non essere avvicinati, perché abbiamo colto davvero una grande commozione, moltissime donne abbiamo incontrato qui davanti in lacrime e non hanno voluto parlare. Abbiamo offerto anche ai titolari dell'impresa la possibilità di esprimere il loro pensiero, di poter dire anche una parola nei confronti dei familiari di Laila, ma nessuno ha voluto parlare. Probabilmente c'è, essendoci un'inchiesta in corso con le cosiddette carte che ancora non sono state rese note a tutte le parti, probabilmente è anche una questione di prudenza. Certo. Va detto che comunque Laila lavorava qui da appena 2 mesi e comunque, lo ripetiamo, aveva un contratto da operaia. Assolutamente, esperta. Come ci avevi detto, comunque specializzata. Una persona non in grado di capire. E di fatto era anche soddisfatta del suo lavoro e sicuramente di cosa le era stato assegnato e del ruolo che gli era stato assegnato. Grazie Deborah Ergas, grazie per essere stata